Sa, 1, 2, 3, prova, sa. Ragazzi, cortesemente ripeto, questo spicchio mi serve per il Trentino e Calcio Napoli. Dice il collega di... Prova, 1, 2, 3, prova.
Amici di Calciolone 24, rieccoci dal teatro comunale di Di Maro, qui Marco Lombardi in compagnia di Manuel Guardasole. Ciao. Rieccoci. Rieccoci per la conferenza stampa di presentazione di Rudy Garcia, la prima qui da Di Maro. Guido Baldari parla e ci sta dando delle info legate all'ordine delle domande. Manuel, che conferenza ti aspetti? Un che mister ti aspetti? Assolutamente, sicuramente dobbiamo credere che possa parlare sia di mercato ma soprattutto di campo. Diciamo che noi vogliamo fare la domanda. Noi la vorremmo fare, Manuel. E grazie. Domani c'è Meluso, cioè, quindi ci siamo organizzati live. Esatto, tutto live grazie anche a Guido Baldari che ci coadiuva come sempre, e anche magistralmente ha ribadito Baldari che domani c'è un'altra conferenza, quella di Mauro Meluso di S Azzurro, che quest'oggi ha assistito sia la seduta mattutina che la seduta pomeridiana al fianco di Aurelio De Laurentiis, che chissà che non possa fare un'apparizione, un colpo di teatro. Ma guarda, a guardare ci sono due postazioni oltre a quella del detto stampa e del responsabile della comunicazione Nicola Lombardo e Guido Baldari, da capire chi se ci sarà qualcuno ad affiancare Rudy Garcia oppure no. Però io credo, come dicevi anche tu, dopo che c'è stata la conferenza MSC di De Laurentiis, fiume lunghissima, e veramente ha raccontato tutto quello che c'era da raccontare, al tempo stesso poi oggi è la giornata di Rudy Garcia, già nella presentazione di Rudy Garcia ha parlato tanto De Laurentiis. Scusami se ogni tanto, ma ci sono 300 voci nella mia testa, infatti diventa complicato parlare. No, ma infatti fino adesso non c'era nessuno che parlava al microfono, invece adesso stanno parlando ulteriormente. Sì, alzeremo la mano, Guido, sicuramente, e giustamente che ci sono gli addetti a dare il microfono. Chiaro, poi e tu, Manuel, dato che proprio ci siamo, ma tu che domanda faresti a Rudy Garcia? Si dice prima, ma ne ho diverse. Ne ho segnate diverse. Dimmi qualche. Ma l'abbiamo detto anche prima. No. Ho sentito un iniziamo, ma no, non è ancora arrivato. Rudy Garcia che uscirà da quella tenda nera lì alla nostra sinistra, quindi alla vostra destra, cari amici telespettatori, che spero vi state seguendo come sempre in tantissimi. Ringrazio ovviamente tantissimi. Poi appena arriverà Rudy Garcia so che non ci deluderà, il counter esploderà. E ringrazio ovviamente Vittorio Bernardo come sempre alla camera, Emanuele Bernardo dalla regia. Vorrei anche continuare col giochino con i tifosi da casa. Con che domanda faresti? Diteci cosa vorreste domandare a Rudy Garcia, fatelo nei commenti, divertitevi anche a questo giochino perché chiaramente è interessante anche questo. Sta entrando anche lo staff SSC. È entrato Antonio Sinicropi. Sinicropi, Maurizio Micheli, stanno facendo il loro ingresso. Qui là alla nostra sinistra, alla destra della nostra telecamera, è dedicata allo staff dell'SSC Napoli. C'è Maurizio Micheli, capo scouting, Sinicropi, che fa parte della squadra mercato e chiaramente dello scouting, che è venuto un nuovo acquisto, diciamo, dell'SSC Napoli. Attendiamo, quindi Rudy Garcia non manca tantissimo all'inizio, è tutto pronto. C'è anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli che è sulla porta. Sull'uscio della porta, magari proprio in attesa anche lui l'arrivo di Rudy Garcia. Vedo se c'è anche qualcun altro, però c'è la tenda rossa che mi impalla la visuale, però, perché vedo che Chiavelli sta discutendo anche abbastanza in maniera curiosa con questa persona. Scopriremo chi è. Micheli è sempre col telefono in mano. Ma deve controllare tutte le situazioni. Lui poi è quello che dà le valutazioni di ogni calciatore sul taccuino del Napoli, e quindi è sempre molto attento anche all'evolversi. E poi devo dire, non so se tutti lo sanno, ma lui veramente intrattiene rapporti con chiunque lavori in questo mondo, quindi davvero conosce tutti e ha buoni rapporti con tutti. Intanto, come diremmo noi su Calciolone 24, ripeto, telefono bollente da parte di Micheli. Intanto entra anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli in versione molto casual e sportiva, che si confà a ritiro. C'è anche il sindaco Lazzeroni, Andrea Lazzeroni, che appunto segue Chiavelli, era lui con cui stava
confabulando prima il buon amministratore delegato del Napoli, ci siamo quasi ormai per l'arrivo di Garcia, entrano anche gli ultimi addetti ai lavori. Allora, per le 19.30, sono le 19.26, io direi che, cioè, alla fine il Napoli rispetterà l'orario, perché siamo praticamente già quasi tutti qui, non manca tantissimo. Rudy Garcia, dopo la seduta pomeridiana, ha raggiunto appunto il teatro, come dicevi tu, lì alle spalle c'è l'ingresso, e stanno arrivando tantissime domande su quello che vorrebbero chiedere i tifosi. Chiavelli è sul palco, intanto va nel dietro le quinte, ritengo che andrà a, diciamo, accogliere Garcia dal retropalco per poi portarlo sul palco, e chissà se però Meluso verrà fra il pubblico, perché lui manca. Vediamo, sono curioso anche perché ieri l'abbiamo visto di sfuggita, oggi da lontano dal campo, vorrei vedere proprio da vicino, vorrei quasi salutarlo se possibile, perché voglio fare io l'in bocca al lupo per questa nuova esperienza e questa nuova avventura al Napoli dopo le comunque ottime esperienze a Spezia. Posso dire, questa di Francesco Tafuto quasi me la segno fra quelle che avevo immaginato, perché dice: caratteristiche del sostituto di Kim, deve essere veloce, stesso fisico del coreano. Che tipologia di sostituto vorrebbe? Questo è interessante, almeno per capire e indirizzarci rispetto a quello che può essere. Dato che non farà alcun nome, ovviamente, però questo può essere degli identikit, degli indizi. Questo, guarda, me la segno live. Francesco, grazie mille. Francesco Tafuto, ti ringraziamo ampiamente, e anzi, direi che sei quasi pronto per fare anche tu il giornalista, anzi, quindi mi credo che magari non mi credo. No, ma infatti io, Manu, se ce la fai, io direi che questa, anzi, dovremmo farcela, ce la fai, questa è ottima. Ne avevo un paio, magari, ancora più calzanti, sì, vediamo. Questa è interessante. Sperando di non essere bruciati, esatto. Perché ovviamente l'ordine l'abbiamo detto, Rai, Mediaset, eccetera, e poi ovviamente arriveremo anche noi. Vedo anche gli uomini della Digos che sono giunti già da ieri sera al seguito del Napoli, ovviamente, che salutiamo e ringraziamo come sempre per il loro splendido, per il loro lavoro che fanno, per garantire la sicurezza, no? Non per noi, anche la nostra sicurezza a volte, come è capitato in certe circostanze in trasferta quando ci hanno aiutato. E vedo sicuramente assolutamente ci hanno aiutato, sì. E Chiavelli intanto gli sta sedendo, sta amabilmente chiacchierando con il capo scout di Micheli. Maurizio Micheli ha veramente un volto simpatico, cioè sì, molto familiare, da zio di famiglia, no, davvero, lo dico in modo ironico. No, lo ripeto, veramente intrattiene rapporti con tutti gli operatori di mercato, conosce tutti, insomma è veramente il cuore pulsante dello scouting del Napoli. E in questo momento dove devi fare attenzione, Marco, perché esce uno, deve entrare un altro, deve essere la scelta giusta, come è stata l'anno scorso, e il grosso di questo lavoro pesa su di lui, ricordando che Meluso è arrivato veramente pochi giorni fa, tre giorni fa, e quindi finora il peso di quello che è stato fatto e deve trasportarlo poi al nuovo DS è tutto sulle spalle di Micheli. Tra l'altro, che fino a poco fa, diciamo fino a un annetto fa, era quasi un uomo ombra, diciamo che tranne gli addetti ai lavori i tifosi non è che lo conoscessero tanto Micheli, e invece ovviamente grazie anche al fatto che Giuntoli si stava vociferando del suo addio, diciamo il suo nome è tornato in auge fra virgolette, ed è divenuto noto anche a tutti i tifosi partenopei, che ora confidano ovviamente nelle magie di Micheli, che è stato uno degli scopritori di Kvara, Kim, e anche, diciamo, coautore dei colpi Anghissà, e chi più ne ha più ne metta, quindi anche merito suo oltre che di Giuntoli e di Pompilio. Poi vorrei anche magari approfondire nei prossimi giorni la questione Pompilio, perché da capire, no, magari domani può essere una domanda, perché benissimo. Domani si va a formare l'organigramma. Anche se non dovremmo fare la domanda, certo Baldari, noi che la faremo oggi, però vabbè, proveremo a noi poi ci proviamo anche domani. Ci proviamo, poi se ci riusciamo bene. Sì, magari grande. Domani nessuno ha la domanda giusta e ci riusciamo a infilare. E noi ci infiliamo come il nostro. Allora, dovete sapere che noi ci proviamo sempre. Adesso l'avete vista in diretta questo siparietto, ma avviene a tutte le conferenze. Quindi noi ci proviamo sempre a raccontarvela, anche con qualche, cioè mettendoci del nostro, poi a volte ci riusciamo, a volte no. Volevo aggiungere che Ciro De Luca
e nei paraggi, e anche quindi la conferenza stampa avrà tantissime foto, una fotogallery ben curata di Calcio Napoli 24 realizzata dal nostro Ciro De Luca, quindi oltre al video avrete anche le immagini, le fotografie di questo momento. Ogni ghigno, ogni sorriso, ogni sbuffo, ogni espressione facciale di Garcia sarà colta dal nostro Ciro De Luca, che può essere definito un vero, anche un ritrattista certe volte quando fa le foto, oltre che un grandissimo fotogiornalista. È fenomenale. Manca poco, stavo cercando di capire chi si stava aggiungendo dello staff del Napoli, non manca tantissimo all'inizio, e poi c'è da dire, Marco, che se quella di presentazione è stata una conferenza, come vogliamo definirla, istituzionale, sì, di benvenuto, di ingresso, anche con una, cioè, anche le domande sono state abbastanza serene, sì. Credo che oggi c'è la volontà, l'interesse da parte di tutti di incalzare un pochino per avere qualche info in più, perché in questo momento non è che ne abbiamo tantissime per quello che sarà il Napoli in campo del futuro. E ovviamente ecco Garcia. Per essere venuti, e il sindaco Lazzaroni c'è? Ah, che peccato, non c'è. Eccolo che così ci fa il solito saluto benaugurante. Prego, Andrea. Tu conosci già il mister? No. Prima, no? Come sei, no? Molto lieto e benvenuto. Grazie. Vai. Il saluto è bentornati, virgola, benvenuti, virgola, campioni, punto. Questo è il primo auspicio. Grazie di essere tutti qua, la squadra, il mister, mister Garcia, un grande onore per noi, un grande onore ritrovare tutti i giornalisti che veicolano il nostro nome. Quest'anno sarà il ritiro migliore di sempre. Grazie e buona continuazione. Breve sufficientemente? È sufficiente, grazie, perfetto. Grazie Andrea, ciao. Bene, Guido. Allora, sì, io prima di dare il via a questa conferenza, il Calcio Napoli voleva ricordare un amico scomparso poco più di un mese fa, un giornalista che ha raccontato il Napoli sempre con grande passione, con grande competenza, con grande professionalità, e volevamo dedicargli un applauso. Ciao Alessandro. Questo scudetto è anche per te. Grazie a tutti, allora darei subito la parola a Diego De Carli, che il rappresentante del Trentino vuole subito dare anche lui il benvenuto al mister. Sfrutto i 10 secondi non utilizzati dal sindaco. Mister, buonasera, benvenuto. Grazie. Per lei è la prima volta in Trentino? No. No. Già sono venuto. Già è venuto. Anni fa. Qua vicino. Non a Di Maro, vicino. Sì. È un po' presto forse per dare un giudizio, ma le chiedo come si è trovato oggi, come si trova in hotel, come è stato al campo, se si mangia bene. No, è tutto bello, è una cosa che in Francia non c'è e quindi mi è mancata questa cosa del villaggio Napoli per noi. È il momento di... il calcio dovrebbe essere così, ho visto tanti bambini con i parenti, la famiglia intera, tutti vestiti in azzurro. Si vede proprio l'amore per il club, per la sua maglia, per i suoi giocatori. E questo è veramente un momento piacevole. Ci alleniamo come al Maradona, no? Avete visto anche i cori, l'ambiente, tutte queste cose qua. E quindi a me fa molto bene ritrovare un po' questo ambiente che in Italia sapete creare e che in Europa alcuni club dovrebbero anche riprodurre per loro stessi. Grazie, buon lavoro. Cominciamo. Grazie. Allora subito con Mediaset, si prepara il mattino. Eccomi qui, mister. Carlo Landoni, Mediaset, buonasera.
Vorrei partire da un aspetto suo personale e privato, nel senso c'è stato un grande entusiasmo quando lei è stato presentato a Napoli, un grande entusiasmo nei suoi confronti ieri all'arrivo, oggi in campo per il primo allenamento, avendo sostituito un allenatore come Spalletti, che è l'allenatore dello Scudetto e che ha lasciato un segno, si attendeva un'accoglienza così calorosa e si aspettava di essere già entrato così velocemente nel cuore dei tifosi del Napoli? Ma già è il momento per me di poter ringraziare tutti dell'accoglienza. E poi la cosa che vedo sono tanti sorrisi e si vede che i tifosi sono gioiosi, sono entusiasti e sono fieri soprattutto dei risultati della squadra l'anno scorso. E, è ovvio che dopo 33 anni, dopo Maradona, aver vinto lo Scudetto è una cosa fantastica e quindi i tifosi del Napoli sono fiero di questo e hanno ragione, perché è un grande traguardo, un exploit di aver fatto questo, quindi complimenti a tutti quelli che hanno partecipato e Luciano in primis, ovviamente, sapendo che lo ringrazio anche di aver detto lasciate il Napoli e Garcia lavorare in pace. Il mattino e si prepara la Rai. Ecco, sì. Vi prego di dare il nome e il cognome così, sì, così imparo piano piano. Sì, comincia. Pino Taormina, Il Mattino. Buonasera. Ha detto di lei De Laurentiis è al centro del villaggio, è già al centro del villaggio. Parlando con De Laurentiis, a proposito di mercato, lei cosa ha messo al centro del suo villaggio? Grazie. L'ho detto durante la mia conferenza stampa di presentazione, la cosa che mi è piaciuto del Presidente è la sua ambizione. Su questo livello ci siamo trovati, ovviamente se abbiamo ambizioni vuol dire che dobbiamo avere una grande squadra come l'anno scorso, vuol dire meno giocatori che se ne vanno, sapendo che normalmente Kim non sarà più con noi. E quindi io vorrei tenere tutti gli altri e poi vediamo ovviamente se ci sono alcuni posti da forse non da migliorare ma da raddoppiare sulla qualità o se sono alcuni profili che possono raggiungere la rosa e aiutarci su alcuni parametri. Solo questo, quindi vediamo, per il momento avete visto, ho soprattutto preso tanti giovani del settore giovanile perché almeno le vedo io, ovviamente ci sono anche i giocatori che tornano di prestito e quelli le volevo vedere anch'io perché i miei occhi sono i miei occhi, non sono quelli degli altri che mi dicono quelli ha questa qualità e questo... Spero di trovare tra questi giocatori almeno uno che potrebbe rimanere con la squadra e fare grandi cose nel futuro per il Napoli. Devo dire che nel passato è quasi sempre successo questa cosa di prendere tanti giovani e forse anche alcuni non conosciuti e forse trovarne uno di grande qualità. Farò un nome, per esempio, per darvi un esempio, perché così non mi farete la domanda su... lei vuole alcuni dei suoi ex giocatori, tipo Maxim Lopez, che è del Sassuolo. E Maxim l'ho fatto non solo esordire io, ma è venuto così. Nessuno diciamo, lo conosceva, è venuto in allenamento, ha subito mostrato personalità e poi non si è più mosso della squadra. Però non è uno che raggiungerà la nostra squadra perché non è il profilo che cerchiamo. Fabrizio Cappella per la Rai e si prepara poi Repubblica. Buonasera. Buonasera. Volevo, visto che parlava di tenere quanti più giocatori possibili, nei giorni scorsi Osimhen, soprattutto sui social, ha confermato con foto, immagini, eccetera, il suo attaccamento alla maglia. Volevo sapere se lei lo ha sentito e se anche con lei si è dimostrato così volenteroso, così voglioso di tornare qui. E poi una curiosità, se ci può dare una spiegazione sulle dimissioni di Sinatti. Ma vorrei, per la prima domanda potrei rispondere solo sì, un grande sì.
però ovviamente l'ho sentito e quindi vi assicuro che le cose che, ma non lo so che cosa dice nei social media perché io non ci vado, però se lei ha detto vero che ha dichiarato il suo amore per il suo club, la sua maglia, posso assicurare che sì, lui vuole rimanere, è contento di essere con noi e vuole ancora fare grandi cose. Poi per Francesco Sinatti io gli ho proposto di rimanere con noi, di metterlo anche allo stesso livello di Paolo Rongoni, di lavorare insieme a noi, e dopo riflessione lui mi ha detto che non aveva più l'energia, che non gli andava di rimanere, quindi per unicamente questa ragione non è più con noi. Però è un peccato, perché io sono uno che quando arrivo so che nel club c'è sempre qualità e gente che conoscono anche il club, i giocatori, e che ci può fare anche guadagnare tempo per andare più veloce, però rispetto anche la decisione di Francesco Sinatti. Marco Azzi per Repubblica e si prepara Sky. Eccomi qui, buonasera. Volevo chiedere, l'altra volta ha detto che le sue squadre devono avere sempre un piano B. Dando per scontato che il piano A sia il 4-3-3, ci può anticipare se ha già in mente qualcosa? Io penso che un buon allenatore fa in funzione della sua rosa, quindi quando la rosa sarà completa avremo più precisioni su che modulo possiamo usare, però io voglio una squadra e dei giocatori intelligenti che possono anche usare altri modulo gioco. Quindi vediamo le caratteristiche dei giocatori che formano la rosa, e sì, ci serve per vincere le partite di poter fare altre cose, perché tutti i club lavorano bene, tutti i club sanno che questa squadra ha queste forze, queste debolezze, e cercano di impedire di giocarci sulle nostre forze. Quindi dobbiamo avere un piano B e forse un piano C anche. Massimo Ugolini, Sky, e si prepara il Corriere dello Sport. Salve, buon pomeriggio. Volevo chiederle rapidamente due cose. La prima impressione, se c'è stata qualcosa che l'ha colpito in questo primo approccio con i suoi giocatori, se c'è stato un episodio o un momento in cui ha avuto una percezione del gruppo magari diversa da quella che si era formato nella sua testa. Secondo, riguardo al mercato, il sostituto di Kim, state lavorando, c'è una scadenza sempre nella sua testa per poter preparare comunque nel modo migliore chi sostituirà il miglior difensore del campionato? Un allenatore vuole sempre avere la sua rosa al completo al più presto possibile, ma questo è utopia, non succede mai quasi. Quindi abbiamo tutto il tempo di trovare il difensore centrale idoneo. Ovviamente nel club ci lavorano da un bel po' già e abbiamo delle possibilità, però vogliamo anche essere il più sicuri possibile, anche se nel mercato il 100% di successo non esiste mai per nessuna squadra. Quindi valutiamo, parliamo, poi c'è anche l'aspetto economico che entra in gioco ovviamente, quindi per me non c'è fretta, ne abbiamo tre e quindi cerchiamo il difensore centrale che sostituirebbe Kim nel migliore dei modi. Poi sulla mia rosa attuale, visto che non ci sono tutti, non c'è niente particolare, vedo che sono tutti attenti, tutti motivati, appena abbiamo fatto posizione oggi un po' 10 contro 10, che un bel ritmo c'è stato, un po' di duelli ci sono stati, vuol dire che hanno fame. Questo me lo aspetto, soprattutto quando un gruppo così ha tanti giovani che devono anche farmi vedere qualcosa, quindi è tutto normale, niente di particolare, non vedo l'ora che i giocatori che hanno giocato con la loro nazionale arrivano e che siamo al completo. Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Buonasera mister. Buonasera. Mi ha già presentato Guido, no? Evito di ripetermi. Le hanno chiesto di Osimhen già, le chiedo io di Kvaratskhelia, se l'ha sentito,
e credo sia esaltante per qualsiasi allenatore, anche se lei ha una grande esperienza anche internazionale, poter allenare Kvaratskhelia e Osimhen insieme, che l'anno scorso sono stati, credo, tra le coppie migliori d'Europa, se non la più bella d'Europa. Sì, allora ovviamente ci sono i singoli che si mostrano più degli altri, quelli che fanno assist e quelli che fanno gol. Però per fare gol e fare degli assist la palla deve arrivare. Che voglio dire? Voglio dire che a me piace parlare del collettivo, della squadra, e non troppo dei singoli. Spero che questi due, e Kvara in particolare, continuerà a fare la differenza e farci vincere, ovviamente. Però io sono sempre attento a non mettere troppi singoli in avanti. Tutti sono importanti, e quindi io cerco di valorizzare tutti allo stesso livello, diciamo. Maurizio Nicita, La Gazzetta dello Sport. Buonasera. Buonasera. Due cose al volo. La prima, se ci può dire quali sono qualcuno dei principi fondamentali per lei in allenamento per la squadra, cioè quelle 3-4 cose che magari si dicono, se ce le può dire, come metodo di lavoro, ecco, in questo senso. E poi prima le diceva che Maxim Lopez non rientra fra profilo come caratteristiche, diciamo così. Sì. Ecco. Siccome a centrocampo forse qualcosa anche numericamente manca oggi, no? Quali sono le, non parliamo di singoli giocatori, ma di caratteristiche che lei vorrebbe, sì, per avere proprio quella duttilità da piano B, piano C, che poi aiuta la squadra a crescere? Ma c'è una realtà, se che Dombele è andato via, è in prestito, quindi non è più nostro, quindi lo dobbiamo sostituire, per parlare solo di lui. E io penso che allora, per giocare con le mie squadre servono ovviamente giocatori di pallone, però serve anche un po' di fisicità, forse, per aiutare Franck Anguissa su questo punto, e potrebbe essere un po' la linea che abbiamo messo sul fatto del profilo per sostituire Dombele. Poi sul mio modo di lavorare c'è tanta intensità negli allenamenti, soprattutto la parte della preparazione è decisiva. Chi si prepara bene, secondo me, fa una buona stagione, e soprattutto perché quando giochi la Champions o giochi in Europa, una volta che inizi dopo la sosta di settembre, giochi ogni 3 giorni. Quindi non è che a questo momento là, se non hai fatto tutto prima, puoi ancora migliorare la squadra sul piano fisico o tattico. Quindi sono tante cose da fare prima e adesso. Però sì, lavorare sul possesso palla, sul pressing alto, e soprattutto il pressing subito dopo la perdita di palla, e soprattutto giocare senza paura con tutta la metà campo dietro la nostra difesa. Però questo si lavora, e i giocatori sono anche abituati sul po' che ho visto l'anno scorso a giocare così. Poi, come l'ho detto, non è che c'è solo un modo di allenare e soprattutto solo un modo di giocare, quindi saranno tante cose da lavorare, perché abbiamo giocatori che possono fare tante cose, non solo giocare in possesso palla nella metà avversaria, però dobbiamo essere anche micidiali nelle ripartenze, dobbiamo lavorare tanti sui calci piazzati. Ho visto 2-3 cose che può migliorare la squadra, però già andava molto bene, ovviamente. Ciro Troise, Corriere della Sera. Mister, buonasera. Buonasera. Resto sul centrocampo. Prima parlava dei giocatori di pallone che deve avere, sì, al centrocampo. Se tra quelli che vuole tenere c'è anche Zielinski, se ne ha parlato con la società vista la sua situazione contrattuale. Sì, sì, ma sono tutti sotto contratto, Zielinski e Lozano anche. La particolarità di questi due è che sono a scadenza 2024, è logico che nel club si pensa
su questi giocatori a fare qualcosa, o a venderli o a tenerli perché la squadra ne ha bisogno. Io li voglio tenere tutti e poi vediamo, lasciatemi anche il tempo di parlare con ognuno di loro, perché c'è quello che voglio io e poi c'è anche la cosa che vorrebbe forse un giocatore, che ne so, uno che vorrebbe andare via o qualcuno che può rimanere a tutti i costi, e quindi c'è anche il fatto di sapere che vogliono fare i singoli, però lo sapranno domani o stasera se leggono un po' voi, che io le voglio tenere tutti. Salvatore Cagliazza, il Roma. Buonasera, buonasera. Ben trovato. Si parla di attacco e si parla di Osimhen, però nella sua rosa ci sono anche Raspadori, certo, e il Ciolito Simeone, certo. Quindi è ancora una forza in più visto quello che hanno fatto l'anno scorso quando è mancato soprattutto Osimhen nella prima parte di campionato. No, ma grazie a lei, perché dà acqua al mio mulino quando dico che io non sono solo due giocatori che fanno la squadra, c'è Matteo Politano, ho parlato di Lozano, c'è Elmas, abbiamo tanta possibilità in attacco e anche questa ricchezza offensiva che fa per un allenatore la possibilità di incidere sulle partite. Quindi lei ha parlato di due giocatori che è veramente di alto livello. E quindi sì, penso di sfruttare tutto e tutti. Grazie. Silver Mele, Canale 8. Eccoci qui, buonasera mister, e ben trovato. Rimango un po' in scia al mio collega perché avrei una curiosità su Raspadori, perché lei diceva ho bisogno di gente, di ragazzi, giocatori intelligenti e duttili, e credo che Raspadori sia uno che in termini di duttilità sia da capofila, no, per questa squadra. Ma lei ha un'idea precisa della sua posizione, del suo ruolo, visto che ha dimostrato di poter giocare dovunque finora lì davanti? Grazie. Se mi ricordo bene voi parlate di risposta 0-0, no? Così è, noi diciamo réponse de Normand, uno che non risponde. Invece non è una risposta 0-0, però è la verità. Quando vedi una squadra e vedi i giocatori, ok, c'hai la tua idea della squadra e dei giocatori, però non conosci mai un giocatore se non lo alleni. Quindi lasciatemi allenare Raspadori, perché lei parla di Raspadori, e poi potrò rispondere a questa domanda. Io ho delle idee, però vanno verificate queste idee prima. Paolo Del Genio, Telecapri. Salve mister, prima ha parlato di concetti di calcio, diciamo, molto moderni per definirli, no? La riconquista immediata, la pressione alta, avere tanto campo alle spalle, questi concetti ovviamente sono tutti nella fase di non possesso. Nel possesso qual è la sua visione dell'uscita dal basso? Come e quanto intende utilizzarla? Io voglio essere efficace, quindi finché sappiamo far uscire la palla partendo dal portiere o partendo da dietro lo faremo, però se stiamo vincendo una partita importantissima che ti dà un trofeo, che sei al 90esimo minuto, che vince 1-0, non so se partiremo da dietro, solo per farvi capire che c'è anche la concretezza di una squadra. E io voglio che i giocatori, forse alcuni ce l'hanno, che devono riflettere per gli altri sul campo, parliamo di leadership. E anche questo, lasciatemi un po' di tempo, voi vi conosco adesso, però la metà della mia rosa non la conosco ancora, non sono arrivati, quindi lasciatemi un po' di tempo per vedere chi sono i leader di questa squadra, su chi mi posso appoggiare per dare dei messaggi su momenti di gara, per esempio. Le letture? Sì, le letture. Io penso che il mister può incidere dalla sua panchina, però ci sono anche giocatori che devono orientare la squadra su alcune cose. Diciamo che vivere le cose ti fa imparare tanto nel vincere e anche a volte nei risultati un po' meno buoni, perché una vera squadra, una buona squadra non è che si vede quando vince tutte le partite, si vede quando ne perde una o ne pareggia una che doveva vincere. La partita dopo, sì, là la vede se c'hai una rosa di qualità o no.
Titti Prota, Canale 21. Sì, salve Garcia. Salve. La domanda è collegata alla sua risposta precedente, quindi a questo punto quanto è difficile per un allenatore iniziare la sessione estiva della preparazione senza buona parte della squadra, no? Tutti i nazionali che arriveranno più in là, e poi sì. Prima lei ha parlato di parametri, sì. Quali sarebbero nello specifico i parametri su cui state ragionando? Grazie. La cosa buona è che avranno mancato solo una settimana i nazionali, quindi stanno arrivando, non giocheranno la prima amichevole, però già dalla seconda saranno sul campo. Ovviamente il tempo stringe un po', e per questo che dobbiamo mettere a fuoco tante cose. La prima in questo momento, l'avete capito, è mettere i giocatori in forma fisica buona. Ma poi sui parametri, lei che voleva intendere, su che ambito? No, ma io posso solo parlare della cosa sportiva, la parte economica, ci sono presidente e tutti i dirigenti importanti che ci pensano a questa cosa, e quindi io sui parametri tecnici della rosa stiamo, per esempio, dovremmo valutare un giocatore che è Alessandro Zanoli, che è andato in prestito l'anno scorso, e il club aveva preso un altro giocatore per fare il secondo di Di Lorenzo. Quindi io valuterò e spero, perché ho visto delle buone cose di Alessandro per il momento, se lui è il giocatore idoneo per rimanere con noi, fare delle partite forse importante, e quindi deve mostrarmi il livello. Questi sono per esempio i parametri e i profili e i posti di che parliamo con i dirigenti, ovviamente. Angelo Pompameo, TV Luna. E prima TV. Mister, buonasera. C'è un giocatore che l'anno scorso è stato molto utilizzato dall'allenatore precedente. Ha giocato in tantissimi ruoli, da destra a centro, a sinistra, in attacco. Si chiama Elmas. Certo. Lei che considerazione ha di questo calciatore a livello di posizione tecnica in campo? E poi le devo chiedere anche velocemente una cosa, ma noi dobbiamo tirare un po' di punizioni e anche calci di rigore, che lo scorso anno non siamo andati super bene. Lei ha un'idea in tal senso? Ne parliamo con uno dei miei collaboratori che era qua l'anno scorso e dicevo non la stessa cosa, ma mi facevo anche la domanda sul fatto che avevo l'impressione, sì, che alcuni rigori sono stati parati forse dai portieri avversari, e poi mi diceva il mio collaboratore che forse adesso con la qualità dei portieri sono più alti, grandi, lunghi, forse non è solo un problema, una caratteristica dell'anno scorso del Napoli, sono più rigori parati, però io sono d'accordo sul fatto che questo si lavora, perché per me è un gesto tecnico. L'unica cosa che non puoi mai riprodurre è il contesto, perché non è che ci alleniamo a fare dei rigori davanti a 50.000 persone in allenamento e con la pressione vera della gara, quindi è solo questo. Però sì, va lavorato con tutti i calci piazzati, palle inattive. Poi non mi ricordo la sua prima domanda. Elmas, se veramente un giocatore polivalente per un allenatore è veramente un regalo, perché quasi sempre nelle rose c'è uno o barra due giocatori polivalente che l'allenatore può usare in diversi posti. E questi giocatori veramente per me sono importanti. Non lo so per Elmas, tra poco quando sarà tornato, quando avremo parlato con lui, quando l'avrò visto, sicuro la cosa certa che so che è un giocatore di grande qualità. Radio RTL, Max Viggiani. Buonasera Nicola, buonasera Guido e naturalmente buonasera mister. Al volo, quanto le pesa la responsabilità di
subentrare, diciamo, di iniziare la stagione dopo Luciano Spalletti, dopo lo scudetto, e rispetto al Garcia di Roma, se sente di dover cambiare qualcosa, un'esperienza in più rispetto al passato. Grazie. Ma anche su questo ho già risposto durante la prima conferenza stampa, me lo dico di nuovo. Guardate, io l'ho vissuta questa cosa, perché il Napoli ha vinto lo scudetto, il suo terzo scudetto, 33 anni dopo l'anno 90, con il secondo titolo con Maradona. Allora, ok, Lila non è Napoli, perché non c'è la stessa passione, forse, anche se nel nord della Francia c'è una bella passione lo stesso. E poi io ho vinto in 2011 lo scudetto e la Coppa di Francia, la doppietta, dopo 52 anni il campionato e 55 anni la Coppa. Quindi so che cos'è vincere in queste condizioni, è meraviglioso, perché nessuno se lo aspetta. Però so anche, perché io sono rimasto a Lila dopo la doppietta, ma la cosa che succede dietro vuol dire già i doveri, no? Sei campione d'Italia, quindi lo devi far vedere sul campo. E poi l'ho già detto anche nella prima conferenza stampa, e l'ho vissuto io in primis, in prima persona, perché sono rimasto come allenatore. Io, anche forse io all'epoca, quindi la stagione dopo, inconscientemente o ne ho fatto un po' di meno, non lo so, con una mancanza di esperienza non ho tirato il meglio di me, non lo so. Abbiamo fatto terzo, che non era male, perché siamo qualificati per la Champions in Francia non è che i quattro primi vanno in Champions, solo i due primi. Il terzo fa spareggio e abbiamo vinto lo spareggio, siamo andati in Champions. E quindi io devo lavorare già da subito sulla testa dei giocatori per fare in modo che, come all'inizio dell'anno scorso, anche con più fiducia, perché hanno dimostrato, no? Vincendo lo scudetto, hanno dimostrato di essere grandi giocatori, di essere una grande squadra. Però io, il mio compito sarà quello di fare in modo che mantengano il livello alto che hanno avuto. Come lo ripeterò quando i nazionali torneranno, però già ho detto a questa rosa qua e quelli che hanno partecipato allo scudetto l'anno scorso, peccato per loro, perché io so che rendimento possono avere, no? L'asticella l'hanno alzato là e io le aspetto là di nuovo, e quindi se sono un po' più basso io ci sarò per dire che il livello loro deve tornare a quello che hanno già fatto. Manuel Guardasole, Calcio Napoli 24. Buonasera mister, in bocca al lupo innanzitutto per questa stagione. Prima parlava della difesa del Napoli che vorrà molto alta, con tanto spazio alle spalle, e quindi le chiedo che caratteristiche, perché il nome non ce lo farà, deve avere il sostituto di Kim Min-jae. E rapidamente, Maxim Lopez no, fra i suoi ex, Toussaint invece è una possibilità? Tante domande, eh? Vedo se mi ricordo tutto. Allora sì, difesa alta sì, perché vogliamo avere il possesso palla. Se si chiudono le squadre contro chi giochiamo, sarà campo dietro di noi. Però dobbiamo essere anche in grado di, a volte, durante un poco tempo di una partita, se serve, perché torno all'intelligenza tattica individuale dei giocatori e quella collettiva della squadra, forse ci saranno momenti dove essere blocco basso e difendere unghie e becco, come si dice in Francia, lo dobbiamo anche saper fare, ok, nell'ordine. E quindi questa è una prima risposta. Poi qual era la seconda? Verso la stessa. Fatemi solo una domanda, ragazzi. Toussaint, Maxim Lopez no. Come Maxim Lopez no, Toussaint forse sì. No, ma io mi diverto a leggere alcune notizie, no? Ovviamente a volte può anche dare idee di mercato. Quindi vi ringrazio tutti voi, quelli che scrivono sul mercato. E vediamo,
parlato di profilo, non mi va di parlare anche di nomi di giocatori, sapendo che ogni giorno ci sentiamo con Maurizio Micheli, e adesso vi faccio ricordare che il nuovo DS è arrivato, Mauro Meluso, quindi non so se nella... No, verrà domani, ci sarà domani la conferenza stampa. E quindi con lui ovviamente siamo ancora più forti, perché abbiamo più cervelli per riflettere. Grazie. Antonio Corrado, fuori gioco. Buonasera mister, eccomi qua. Ok. Ben arrivato. Grazie. Levi parlava prima dell'esperienza a Lille, dopo aver vinto, insomma aveva guadagnato un credito. Qui arriva con una squadra che ha vinto, che ha dominato il campionato, con un presidente che ha ambizioni, con un pubblico che ha avuto modo di vedere oggi entusiasta. Sente un po' di pressione, perché è una situazione differente da quella di Lille. E poi le volevo chiedere, prende una squadra che era un orologio, giocava a memoria, andava a gonfie vele, quanto di Garcia ci sarà in questo Napoli e quando andrà a modificare nel Napoli che ha vinto lo scudetto l'anno scorso? Se ci saranno altre domande, per cortesia, in questa va bene, se no bisogna fare un'unica domanda e non due o tre. Prego. Per fare funzionare l'orologio bisogna rimontarlo, no? Non so se si dice così in italiano, in francese on dit ça, remonter l'orologio, come si dice? Ricaricare. Ah, grazie. Quindi serve ricaricare l'orologio per farlo. Io direi più Formula 1, che sono dettagli per fare in modo che il bolido, la squadra, la macchina veloce continua a andare bene. Al paese di Ferrari si capisce forse meglio, no? Questa cosa. Però dipende anche dei giocatori che sono nella squadra. Per questo che dicevo, a me va bene se rimangono quasi tutti. Poi pressione no, però entusiasmo sì. Io sono qui davanti da voi, poteva essere Luciano, poteva essere qualsiasi allenatore, e alla fine il contesto era lo stesso. Come vi ho spiegato, io sono rimasto a Lilla dopo la doppietta, non è che avevo meno pressione di oggi o più pressione. Noi siamo mossi sul fatto di vivere grandi emozioni con i nostri giocatori, e per viverli vuol dire vincere qualcosa. E ovviamente ho riflettuto, mi sono detto, si può fare meglio che vincere il campionato di Serie A? No. C'è solo ripetersi, che sarebbe possibile, già molto difficile, perché a parte l'Inter forse negli anni 2005-2010 e a parte ovviamente, l'ho visto con i miei occhi perché ero a Roma, la Juve durante tanti anni, non è che ci sono tante squadre capaci di ripetersi nei grandi campionati. E soprattutto qua in Italia, l'ha vinto il Napoli quest'anno, il Milan l'anno scorso, l'Inter due anni fa, giusto? Quindi so che sarà molto difficile, però sono qui lo stesso davanti da voi e non è un problema. La cosa per il Napoli è che deve sempre giocare la Champions. Questo è sicuro, e penso che nei 10 ultimi anni l'ha giocato 6 volte, quindi un po' di più di un anno su due. Invece tutti gli anni Napoli deve essere nei 4 e qualificarsi per la Champions. Poi nei 4 c'è quarto, terzo, secondo e primo, e ovviamente il primo posto è molto più bello, però vedremo. E poi c'è la Champions League, dove mi sembra che l'anno scorso questa grande squadra del Napoli ha anche raggiunto il suo record in Champions, quarto di finale, non era mai successo. E quindi anche questo è difficile da superare o eguagliare. Anche se io ho fatto un semifinale con il Lione contro il Bayern Monaco e so che cos'è, però è molto difficile. Ho detto che penso che il City, se non sbaglio, ha vinto la Champions per la prima volta quest'anno, dopo 15 anni forse. Di proprietà
con mezzi, diciamo così, no? E poi ha forse il migliore degli allenatori da 6-7 anni, no? Guardiola. Perché dico questo? Solo perché siete intelligenti, è molto difficile raggiungere un traguardo come questo, però spero che voi lo fate anche a casa, quando iniziate un gioco in famiglia o io quando inizio un campionato, una Coppa Italia, una Champions League, gioco sempre per vincere. E poi se ci riesci, bravissimo, e se no, vediamo. Bene, grazie mister. Ci sono alcune domande che ci arrivano dai social che abbiamo deciso di porti, te le leggo io. Bene. Vediamo, la prima è di Noce-Sal che ti chiede: quanto è felice di essere l'allenatore del Napoli? Lo hai detto, lo sei capito, però magari alla domanda specifica cosa rispondi? No, tanto, veramente tanto. A me piace, allora guardate, il nostro, io ero calciatore e poi sono diventato allenatore. Che vuol dire questa cosa? Che viaggi, cambi città, cambi club tutta la tua vita. La cosa un po' complicata è lasciare amici o lasciare gente di qualità dietro di te, perché lasci la città, lasci il club, eccetera, eccetera. Però il bello del mio mestiere è che ne incontri delle nuove persone, anche con grande qualità, e poi impari di questa gente. Quindi per me il sale della vita sono gli incontri. Io mi tengo stretto molti amici dappertutto, sia a Lille, sia a Roma, a Marsiglia, a Le Mans, a Dijon, dappertutto. E quindi dopo i veri amici li vedi quando ti senti, almeno con un messaggino alcune volte all'anno, sapendo che io ne ricevo tanto che faccio fatica a volte di rispondere a tutti. Però sono contento di essere qua perché sto scoprendo una città meravigliosa. Già so che in Italia si mangia bene, avete un bel paese, ci somigliano con la Francia su alcuni punti, la bellezza della natura, guardate dove siamo, ovviamente a Napoli abbiamo la spiaggia e qua siamo in montagna, sembra che fa molto caldo a Napoli e che stiamo meglio qua. Quindi è bello viaggiare e quindi anche per questo sono contento di essere qua e come vi ho detto già prima, non vedo l'ora di iniziare il campionato e soprattutto la prima al Maradona, però già ne ho un po' un assaggio, no? Con questo villaggio Napoli e i tifosi che sono veramente non solo bravi, però sì, entusiasti, le vedo felici e questo mi piace. Allora, invece, il signor Danilo Botteri, magari un ragazzino, quando ha avuto l'offerta del Napoli, qual è stata la prima persona a saperlo? Quindi la prima persona a cui l'hai detto, se te lo ricordi. I miei stretti, la famiglia, sì, i miei agenti, no? Tutti contenti, immagino, no? Però sì, no, non c'è stato un momento di riflessione, è stato un sì subito, sapendo che l'unica cosa che contava era il progetto sportivo. Ottimo, e per concludere Luca Saracelli dice: mister, cosa ne pensa della maglia del Napoli? Bellissima. Armani. Io non ho vista la bianca, tutti dicono che la bianca è bellissima, io ho visto l'azzurra e devo dire che il lavoro di Valentina De Laurentiis è stato un lavoro bellissimo, perché io penso che le maglie più belle sono quelle più semplici e nella sua semplicità la nostra o le nostre sono di una grande bellezza. Bene, grazie mister, grazie a tutti, buona serata e ci vediamo domani per la presentazione del direttore sportivo. Arrivederci. Buonasera. Di
ci sono contenuti bomba, direi, perché tre notizie. Ci sono contenuti, anzi molto spesso è stato quasi Rudy Garcia a dare la notizia anche dove la domanda non nascondeva la notizia. Beh, esempio Maxim Lopez, anzi, ce l'ha messo lui dentro. Le prime due le ha date proprio lui. La prima, Kim non è più un giocatore del Napoli. La seconda, Maxim Lopez non è nei... anche Kim nessuno l'aveva ancora chiesto. Sì, sì, l'ha detto da solo, sia di Kim che di Maxim Lopez. Maxim Lopez non è un obiettivo del Napoli, mentre la terza notizia l'ha data grazie al nostro Manuel Guardasole e alla sua domanda, a cui tra l'altro Garcia stava cercando di nicchiare, non so se hai visto, però tu hai insistito come un martello pneumatico. Tusar, forse sì, questa è la risposta laconica di Garcia, che poi ha sviato dicendo che non voleva poi soffermarsi sui nomi ma più sui profili. Però per caratteristiche si poteva sposare su quello che aveva detto, e lui poi ha aggiunto, infatti voglio parlare di caratteristiche di profilo, non dei nomi. Comunque un inizio sintomo del fatto che il calciatore possa interessare. Un'altra notizia passata quasi in sordina è che il Napoli ha bloccato Faraoni, ma Rudy Garcia ha detto aspettate un attimo, voglio valutare Alessandro Zanoli, e ha detto che anzi Alessandro lo sta stupendo in maniera positiva. Quindi Manu, magari la mia voglia, la volontà di vedere Zanoli, sì, tu oggi sei stato premonitore perché eri insistente, e non solo premonitore, spero anche su Colisago, perché Garcia, un'altra notizia che ci ha dato è che almeno uno ha detto, almeno uno dei giocatori della primavera vuole tenerlo, primavera o di quelli che giravano in prestito, insomma. Ovvero Folorunscio, Unscio, Ambrosini, Contini, rientra anche lui comunque nel novero dei, di questi giocatori. Poi vorrei sottolineare cosa che... tra l'altro arrivano anche molti messaggi di favore per Rudy Garcia, per esempio solo Youcover scrive è bravo, fa piacere ascoltarlo perché è semplice e diretto. Vero, è anche molto sembra sincero, molto sì, sincero. Non è prolisso e filosofico, è uno che va molto al dunque. Eh sì, ognuno ovviamente è fatto... Ognuno è fatto, anche io sono prolisso quando parlo in realtà. E Manu, poi vorrei sottolineare il bellissimo gesto di Guido Baldari inizio conferenza. A cui ci uniamo, sì. Abbiamo fatto l'applauso, ma è anche il momento per ricordare il collega Alessandro Sacco che a Di Mauro era sempre presente. Assolutamente presente, quindi anche dalla nostra redazione va veramente un grande abbraccio a lui, ovunque sia, alla famiglia di Alessandro. E complimenti a Guido per il gesto, che era assolutamente doveroso ma non scontato, quindi complimenti a Guido Baldari per il messaggio letto per Alessandro Sacco. E invece ha parlato anche della questione Osimhen, ha detto che lo ha sentito e lo sente e non lo segui sui social, ha detto. Però io adesso ti faccio una domanda, no? Lui, come è giusto che sia, parla di gruppo, di collettivo. Ci ha tenuto a sottolineare 10 volte. Assolutamente, però Osimhen lo senti. Perché temi, esatto, che possa andare via. Lozano e Zielinski dice ci parlo qua, il ritiro con calma quando li vedo. Elmas ci parlo qua quando lo vedo, Raspadori ci parlo qua quando lo vedo. È chiaro che Osimhen, ragazzi, sposta tutto. Sì. Sposta tanto, come lo sposta Kim, per cui stanno lavorando per il sostituto da tempo. Da tempo, come detto. Senza fretta. Questa cosa mi ha un po' stranita anche, perché... anche a me, secondo me, se vuoi la mia, ma veramente siamo nel campo delle ipotesi, io credo che il Napoli e lo staff che è stato qui anche a seguire la conferenza, lo scouting del mercato del Napoli, sa bene che vendere Kim mediaticamente ad una cifra importante fa sì che il prezzo di qualsiasi alternativa lieviti. Quindi se Scalvini vale 25 te ne chiedono 40, se Kilman ne vale 15 te ne chiedono 35 e così via per tutti i Takura la stessa cosa, e quindi il Napoli vuole forse abbassare un attimo il clamore mediatico di trovare il sostituto di Kim tutti i giorni eccetera, per lavorare un attimo con un profilo più basso. E tra l'altro ha ribadito che lui detta comunque la linea del mercato a livello tecnico-tattico, ma per quanto riguarda la questione economica lui ripone tutto nelle mani di Laurentiis e ovviamente non può farci nulla. Così, giusto che non intervenga appunto in questo tema, però ha dato molte indicazioni, cioè ha parlato molto più di mercato ad esempio di Luciano Spalletti, che ignorava, dribblava il tema. Lui si vede che è più partecipe al processo, sì, dell'arrivo di un calciatore o delle scelte, perché quello di Zanoli nell'esempio lampante. O di Maxim Lopez, no. Lopez, no, sì. E poi mi ha fatto ridere quando ha detto che le notizie di mercato spesso e volentieri gli danno idee reali e concrete, e quindi ci ringraziava. Sì, e poi c'è una notizia che riguarda il sostituto di Ndombele in rosa, che sarà uno molto simile a Frank Anghissa.
mentre nella scorsa stagione tutti chiedevano un Vicenghissà, ma non c'era un Vicenghissà. Quest'anno sembra che appunto la scelta ricadrà su un calciatore di quella tipologia, quindi più fisico, con degli strappi, capace di interdire ma anche di offrire un contributo in fase offensiva. Vedremo poi a chi risponde questo nome, che non è semplice trovare uno così. Assolutamente, e a questo punto poi mi viene da pensare che il ritiro di Castel di Sangro sarà importantissimo, perché ha ribadito che in Napoli a Naune tutti i nazionali non giocheranno. Questa è un'altra notizia, esatto. Perché magari in passato anche qualche minuto qualcuno l'avevamo visto. Sul 10-0 entravano. Sì, mentre quest'anno ha praticamente detto: se i ragazzi arrivano il 17, il 18, il 19, il 20, l'amichevole è il 20, il 20 non gioca nessuno di loro. Esatto. E quindi vedremo molto i ragazzi, che forse può anche piacere al nostro pubblico. Bene. Vedere un po' di più i Vergara, i Colisacco, per capire effettivamente se sono di valore. Magari sa anche leggerissimamente più combattuta la gara, anche se comunque la Naune è... Volevo dire, avevo Marco altre domande, esempio, sei felice di Gollini Meretto come coppia difensiva, perché hai fatto il discorso sui portieri, sei felice, per esempio volevo chiedergli qual era il punto di comune con Luciano Spalletti e completamente di rottura per quanto riguarda il gioco che volevo offrire, e forse l'ha detto, perché lui ha detto: io non sempre poi voglio stare molto alto e difendere lì, quando capita, eccetera. E soprattutto ha detto: io voglio essere efficace nella fase di possesso palla e di iniziazione, non farò sempre partire il pallone dai piedi del portiere, ma dipende dalle situazioni, quindi forse la risposta un po' ce l'ha data. E poi avevo un'altra domanda, se lo Zanopolitano per lui bastavano, però lui dicendo voglio tenerli tutti ha praticamente risposto. All'inizio ha detto tutti, poi ha detto quasi tutti, forse se ha corretto il tiro, però vedremo. Mi è piaciuto soprattutto anche l'ennesimo ringraziamento a Spalletti per le nuove parole di Spalletti rilasciate fra Certaldo e Pompei, quando ha detto fate lavorare il mister, che è un'ottima scelta. Quindi ma Garcia mi è strapiaciuto stasera, tanto volano i backdrop dell'anno. E inoltre devo dire che, ti ripeto, tra i commenti sono tutti molto entusiasti di come ha parlato Rudy Garcia, al di là poi dei temi, però ci aspettavamo che chi mandasse via, quindi nulla di nuovo. Siamo ancora un po' timorosi sul futuro di Osimhen, ma mi ha dato una rassicurazione importante. Poi è chiaro che il mercato è bugia, il calcio è bugia, del mercato sono infiniti, succede di tutto, però mi ha rassicurato su questo tema. E poi ha parlato dei giovani che vuole vedere, che ha visto con entusiasmo, ha parlato bene di Zanoli, insomma a me è piaciuta questa conferenza stampa. E poi apre ad una settimana prossima che secondo me da martedì in poi sarà di fuoco, perché con l'arrivo di Zielinski, l'arrivo di Osimhen, penso che Garcia dovrà parlare con, forse farà delle sessioni di confessionali fra Raspadori, Osimhen, psicologo, per una... Nessuno gli ha chiesto di Simeone anche, che era... l'ha chiesto. Simeone, Raspadori ha detto anche Simeone, sì, la domanda era su questi due, aggiungono valore, era un attacco che ha tantissimi valori importanti, e ha detto questi due sono due giocatori fenomenali, è il termine giusto, quindi crede tanto in loro. Poi ha citato Politano, insomma ha parlato, non ha citato Zerbin, però fra quelli dell'attacco, e si può ipotizzare che il ragazzo possa andare a giocare, ma siamo veramente molto presto. Quella di fine ritiro che vi racconteremo sempre in diretta qui, mi raccomando, quindi fra un bel po', fra una decina di giorni, sì, quella sarà una conferenza un attimo diversa, perché puoi almeno tirare le somme di quelli che hai visto. Chiaramente quelli che tornano dalle nazionali, le risposte sarebbero le stesse. Esatto, e quindi attendiamo, però ovviamente poi noi attenderemo anche Mauro Meluso qui domani dal Teatro Comunale di Di Maro. Vi ricordo l'appuntamento alle ore 16:15 con la conferenza stampa di presentazione di Mauro Meluso, con Garcia che ci ha tenuto a dire che il Napoli ora ha un nuovo DS, non solo ha citato Micheli, ma poi immediatamente ha detto che finalmente adesso il Napoli ha un direttore sportivo, e quindi abbiamo, dice Garcia, più menti che lavorano quindi al calciomercato. Marco, io tra l'altro devo ringraziare tutti quelli che ci seguono da YouTube, perché abbiamo avuto picchi altissimi durante la conferenza, ma adesso sono ancora 2500 che seguono la nostra diretta, e quindi veramente bisogna ringraziarli per l'amore nei nostri confronti. Spero veramente di ripagare dell'1% la vostra passione cercando di raccontarvi tutto. Credo di sì, perché tra l'altro poi abbiamo fatto la domanda che il nostro amico aveva chiesto nei commenti. Bene. Quindi più social di così non so come potremmo essere.
Tafuri, Francesco, come si chiamava, e invece vi ribadiamo anche di fare la vostra domanda a Meluso, magari poi domani ne parliamo. E in primis vi ricordo gli appuntamenti poi per quanto riguarda la giornata di domani alle ore 10, allenamento mattutino che vi racconteremo, ritengo, in una postazione inedita, però vediamo un po', non rispetto a oggi inedita, intendo. Sì, vediamo come sempre, ragazzi, se l'allenamento è open alle nostre telecamere, ve lo mostriamo come oggi. Se non dovesse essere open, a mio parere è ancora più divertente per voi, perché saremo in una posizione molto vicina all'ingresso, vi racconteremo tutto ciò che accade, comunque uno di noi sarà all'interno per poi uscire e dare informazioni su quello che accade, e vi racconteremo comunque l'allenamento, ma con sfumature simpatiche e colorite. Stessa cosa nel pomeriggio alle ore 17, seduta pomeridiana, ma prima, ripeto, alle ore 16:15 conferenza stampa di Mauro Meluso, nuovo direttore sportivo della SSC Napoli. Magari domani sì che ci sarà presente De Laurentiis, chissà, vedremo. E invece quando dice era presente Edo De Laurentiis, oggi invece De Laurentiis era presente Edoardo De Laurentiis, c'era Maurizio Micheli, Antonio Sinicropi, sì, mancava solo Meluso proprio, infatti c'era lo staff social del Napoli, insomma erano tutti, Beppe Santoro, sì, assolutamente. E poi dicevo che chissà quando ha parlato di Maximo Lopez come gli è venuto, forse proprio per quel discorso che diceva che a volte nascono delle idee dai nomi fatti dal mercato. Infatti mi ha sorpreso proprio la risposta sul, non la risposta, il suo dire subito che Kim non è più un giocatore del Napoli non mi ha sorpreso più di tanto, però l'andare proprio sul nome specifico di Maximo Lopez senza che nessuno gliel'avesse chiesto e senza che poi tra l'altro se ne parlasse da qualche 10 giorni, Maximo Lopez era un po' sparito dai radar e anche dalla rassegna dei giornali, ha voluto precisare, e questa cosa è abbastanza, ma puoi bere, ma non è che siamo dei robot, mi ha sorpreso abbastanza. E quindi niente Maximo Lopez, e a me non dispiaceva assolutamente Maximo Lopez. Secondo il nostro amico Anzo, francese di Lione, Tussar è un David Lopez francese, non è proprio una bella presentazione, nonostante David Lopez desse l'anima in campo e fosse davvero legatissimo all'anno. Invece ti chiedo, cosa ne pensi quando sottolinea Rudy Garcia che l'obiettivo del Napoli deve essere stare sempre nelle prime quattro? Secondo me questo è un diktat dato dall'alto, credo, non so se la riunione Fiume di lunedì, però o in generale volutamente sottolineato, ha sottolineato pure poi o arrivi quarto, arrivi terzo, arrivi secondo, arrivi primo, dipende, si vede, però l'importante è stare in quel lotto di quelle quattro squadre sempre e comunque, quindi diciamo che l'obiettivo minimo è questo, ma che è sempre stato questo anche negli ultimi anni da parte della società sportiva Calcio Napoli. Poi Rudy Garcia ha dichiarato che non ha pensato nemmeno un secondo nel dire accettare o meno Napoli, solo il progetto tecnico. Però se ha avuto rassicurazioni sul progetto tecnico, ragazzi, vuol dire che se ti dicono al primo giorno che ti siedi che ti vendono Kim, un pochino ti spaventi. Se ti avessero detto che ti vendono sia Kim che Osimhen, un pochino in più ti spaventi. Anche quindi è probabile che almeno su Osimhen abbia avuto rassicurazioni importanti, che poi credo siano quelle dette in pubblico da parte del presidente, no? Se arriva quell'offerta clamorosa, shock, il 200, che prima erano 130, poi 150, adesso il 200 di milioni, è ovvio che poi, cioè 200 milioni, è ovvio che lo vendi, ma poi ricompri una bella alternativa. Ma penso che possiamo stare tranquilli, perché non credo che nessuno vada a spendere questa cifra. Ha parlato anche di Quara, in realtà della qualità di Quara e Osimhen. Ci chiedono Francesco Ricciardi, è vera la notizia di Quara da 100 milioni? Ragazzi, notizia dalla rabbia, cioè, da verificare, però al netto del fatto che magari il Newcastle può essere interessato a Osimhen, come è normale che sia, Quara, scusate, come tutti i top team d'Europa, e non solo, ma io credo che ad oggi sia molto più vicino il rinnovo che l'addio di Kvaratskhelia. E ripetiamo che potrebbe magari clamorosamente anche arrivare qui Mamuka Yugeli e l'agente di Kvara per magari siglare questo rinnovo, mentre potrebbe essere atteso, no, potrebbe, sembra che sia atteso nelle prossime ore l'agente di Zielinski, qui appunto in ritiro, anche perché lui era in Austria in queste ultime ore. E di Zielinski ripetiamo, Garcia ne ha parlato, sia di lui che di Lozano, ha detto che sono due giocatori del Napoli, hanno un contratto, hanno fino all'anno prossimo, quindi sono del Napoli. Poi è ovvio che il Napoli fa delle valutazioni che possono
portare a una vendita, ad un rinnovo, ad uno stare in panchina tutto l'anno, cosa minacciata velatamente, da De Laurentiis sulla nave MSC lunedì. Quindi è stato abbastanza sincero, sereno e chiaro il buon Rudy. Ti ripeto che sono tantissimi messaggi che li sto leggendo mentre tu parlavi, di fiducia. Giuseppe Aldovino dice: io l'ho visto molto tranquillo, quindi sono fiducioso sul mercato. Vincenzo scrive: mi ha dato una buona impressione, il mister è molto sicuro su ciò che dice, speriamo bene. Quindi diciamo ci sono almeno buone vibes. Diciamo sì, good vibes, come direbbe anche una nota canzone. E intanto credo che magari, non so, la regia ci dicono qualcosa. Quando vogliamo. Sì, comunque ci sono ancora tanti amici che ci stanno. Sì, magari secondo me se è a giorno, se chiudi esci, secondo me c'è la realtà dei fatti, no, credo. Vedi un po'. Però no, vedi. Intendevo invece dire che anche tra l'altro il buon Riccardo Nicotra, come dici tu, anzi Nicotra, ci ha fornito su TikTok, e poi ovviamente a breve metteremo anche su YouTube le immagini delle sessioni di autografi del post allenamento pomeridiano, quindi un momento colorito e anche sempre di fila, quindi sì, di fila e di folla per i giocatori. Stamattina c'erano Zanoli e Juan Jesus, quindi zona difensiva, capiremo dopo più in là chi c'è stato questo pomeriggio, questa sera ormai. Stasera poi chissà, secondo te, ti chiedo, stasera c'è nella eBay Arena, che così viene definita, il DJ set di Giulia Centofante, una nota DJ. Secondo te, dato che gli anni scorsi accadeva, qualcuno verrà, non dico a ballare, magari a divertirsi un po', Edoardo De Laurentiis? Io ricordo sempre che Contini, anche da anni in memoria, l'anno scorso anche Marfella ad esempio era protagonista con lo spettacolino di Made in Sud, sì, eccetera. Sì, sì, quindi sì. Secondo me magari dobbiamo stare lì, per fortuna, purtroppo dobbiamo stare lì a sorvegliare la zona. Esatto. Vi racconteremo ciò che accade. Ma è atteso l'agente di Osimhen a Divaro, scrive Salvatore Onina. Beh, in realtà quante volte si devono venire con Calenda? No, ma poi più che altro con Calenda ormai c'è, cioè un filo diretto. Sì, ormai è stata imbastita la trattativa. Ah, certo. Che devi dire più? Da vicino non cambia quasi nulla, cioè la situazione è molto chiara: o arriva l'offerta irrinunciabile o rinnova col Napoli alle condizioni volute sia dal Napoli che dal calciatore, insomma. Perché diciamo che la clausola è abbastanza voluta dall'entourage e da Victor. Ma per avere una rassicurazione, perché se il presidente ti dice resta un altro anno, che poi fra un anno ti accontento, è chiaro che dall'altro lato accontento sia una parola, potrebbe restare tale. Una clausola mi dà un attimo più una certezza che qualche club che già quest'anno ha mostrato interesse possa fra un anno avere la possibilità economica di fare quel tipo di contratto. Che poi a cifre totalmente diverse è la stessa identica situazione di Edinson Cavani, la stessa identica uguale nel caso in cui si andasse a concretizzare il rinnovo con clausola. Le cifre appunto sono diverse: Cavani 62 milioni fu pagato dal PSG con una clausola che all'epoca si pensava, ma no, 62 milioni sono tanti, adesso compri Stones da una squadra inglese, lo porti al City, quindi e nemmeno, quindi vedete come l'inflazione e il cambio dei tempi incide anche sul mercato. Matteo Gianelli con una provocazione, perché si parla fra di loro nei commenti di risultato in Serie A e Champions del prossimo anno, dice: ma se l'anno prossimo arriva in semifinale ma fa sesto settimo, sarete contenti? Beh, il Napoli di oggi non fa sesto settimo, sinceramente, anche perché Manu, perdoni, non vedo le squadre che possono, non vedo sei squadre sopra il Napoli, onestamente. Poi magari succede il patatrac, come ovviamente mi auguro di no, facciamo le corna, ma credo che non accadrà mai una cosa del genere, almeno quest'anno. Però magari arrivarci in semifinale, Garcia già l'ha fatto, poi anche se era una Champions un po' atipica quella, quindi nessuno l'ha mai sottolineato questo. Garcia vuole vincere, scrive Salvatore, mentre Spalletti voleva che il nostro caro Napoli giocasse bene e poi vincere, ma Garcia comunque vuole che il nostro caro Napoli giochi bene. Un giro di parole per dire che entrambi vogliono giocare bene, ma Rudy Garcia più direttamente ha detto che vuole provare a vincere. Lui ha detto, anzi nella chiusura finale, ha detto: voi quando giocate in casa, anche fra amici, in famiglia, giocate per vincere sempre? Io gioco sempre per vincere.
e quindi è chiaro che ci proverà e ci metterà tutto se stesso. Non mi sembra sinceramente Marco un allenatore, come si diceva qualche settimana fa, che è venuto qui dopo anni compassati, no? Mi sembra uno che ha voglia di dimostrare, leggermente. Sì, ha voglia di dimostrare che si può vincere ancora, che può vincere ancora il Napoli, che lui è un allenatore valido con le sue idee. E poi bello anche il passaggio su Sinatti, perché lui a un certo punto dice: mi dispiace che non sia rimasto, peccato, anzi dice peccato che non sia rimasto, perché sarebbe stato molto utile avere uno che già conosce tutti i calciatori dal punto di vista atletico, è molto rilevante, e quello è sicuramente, diciamo, un neo di questa situazione. Anche se lui ovviamente ha ammesso che gli ha fatto la proposta di restare con Rongoni, ed ovviamente legittimamente Sinatti avrà deciso di andarsene, ha deciso di andarsene, perché appunto ha detto sì, magari si sarà visto un po' scavalcato, chi lo sa. Comunque, scelta assolutamente legittima del buon Francesco Sinatti, a cui, ripeto, auguriamo il meglio e auguriamo un ottimo prosieguo di carriera. Pasquale Di Pace, per me un buon sostituto di Kim ce l'ha il Napoli già in casa, ed è Østigard. Per le caratteristiche richieste da Rudy Garcia, non lo so. Allora, come terzo difensore, Østigard ci sta tutto, e ovviamente rimarrà come terzo o quarto difensore, però proprio come sostituto diretto non penso che possa farcela, onestamente. Non che magari in futuro non possa arrivare ai livelli di Kim, ma anche proprio le caratteristiche magari chieste da Garcia non sono proprio, magari per certe partite sì. Østigard titolare va benissimo, però come diceva Garcia, lo scappare indietro eccetera magari non sono proprio le sue caratteristiche ideali, mentre ad esempio il colpo di testa o magari la marcatura e l'anticipo alla, diciamo così, alla Fabio Cannavaro fra virgolette, per usare un paragone noto, sono più nelle sue corde. E tra l'altro abbiamo visto un Østigard tirato non a lucido di più, la foto sotto le cascate ieri in Norvegia a casa sua ha fatto vedere un fisico mostruoso, così come Juan Jesus, l'abbiamo parlato oggi, no Manu, che sia magari proprio un voler dire: ragazzi, noi ci siamo. Sia Juan che Østigard sono vogliosi. Ma sicuramente vorranno giocarsi le loro carte, perché poi quando arriva un nuovo difensore non sai mai se è un Kim o se è un che ha bisogno un di un anno normale per diventare Kim. Magari c'è un giocatore come Kim, ma che ha bisogno di un anno di ambientamento per diventare un Kim. Vedi Koulibaly, che il primo anno, ricordiamo tutti, che fece anche qualche papera abbastanza grave, poi dall'anno dopo risultò uno dei migliori difensori della storia del Napoli, che è stato poi guagliato, direi, da Kim in una sola stagione. E sarei curioso poi di vedere i prime, il prime Koulibaly, il prime Kim. Io forse mi prendo il prime Kim. Sì, però KK quando facevo la sgroppata, pure questo è un ricordo nostalgico. Vedete come resto giovane, voi di YouTube Prime. Anche se appunto è un termine che magari possiamo più usare su TikTok, magari, perché con il nostro Riccardo Nicodo ricordiamolo di iscrivervi sia al nostro canale YouTube, di seguirci sul canale 79 e di iscrivervi al nostro canale TikTok, dove mostriamo contenuti esclusivi anche più belli, più rapidi. Sì, magari. Per esempio anche la conferenza, noi vi abbiamo mostrato la diretta integrale, potete vederla quando volete, ma se volete andarvi a scegliere quei momenti lì che vi sono piaciuti su TikTok, li troverete a brevissimo. Come si suol dire, le clip. Noi le clippiamo, come fanno anche i streamer su Twitch, le varie piattaforme. Li ha scatenati Prime Koulibaly tutta la vita. Ma a parte, potremmo fare proprio un format, cioè le sfide fra i prime giocatori della storia dell'anno. Secondo me si può fare, e così come Garcia spera appunto di prendere nella propria rosa un giocatore dei 15 non big fra virgolette, io punto su Colisago, basta, lo ribadi tu su qui punti deciso. No, ma ormai è deciso. No, io non lo so, è presto, presto, presto. Poi ha parlato anche, provavo a rileggere un attimo la conferenza, no, parla anche di come tra l'altro Giuseppe Ferrante, che è di turno e sta lavorando, perché poi dobbiamo ringraziare anche chi non vedete ma si sta facendo il culetto. Salutiamo Peppe Ferrante, ciao Peppe. Su TikTok già li trovate, non è che li troverete a breve, li trovate già adesso. Chiaramente dicevo, anche quando parla di Spalletti ne parla veramente in maniera entusiasta.
con passione. Sì, sì, anche a proposito di passione, quando parlavo di Spalletti, mi ha fatto riflettere anche la questione legata alla pressione, che ha detto: io ho vinto il double, campionato e Coppa di Francia con Lille, sì. E ho la stessa pressione che ho adesso, dopo, nella stagione. Lì rimane. Restò a Lille e ha detto: non ho avuto alcuna pressione maggiore. Lì rimase e l'ha sottolineato oggi, perché dice: alla fine la pressione è la stessa, cioè fa un discorso diverso da quello che ha fatto Spalletti. Spalletti fece il discorso quasi di esasperazione, al di là dei suoi bisogni, sì, personali, di staccare della famiglia, eccetera eccetera, però ha sottolineato anche fra le righe, l'ha fatto capire, che comunque aveva la necessità di staccare, ma allo stesso tempo che era difficile ripetersi. L'ha detto anche quando siamo stati a Pompei nella serata di premiazione, che era difficile ripetersi, che quindi era tosta, era sì, tosta. Rudy Garcia ha avuto un'idea diversa, dice: io o arrivo a Lille, faccio il secondo anno così, arrivo al Napoli che ha vinto, o arrivo, non lo so, dopo un anno che si è arrivati secondi, la pressione sempre c'è in piazze come Napoli. E quindi è vero, non dimentichiamo che l'anno scorso, dopo due gare, pareggi con Lecce, già sembrava la fine del mondo. Il doppio pareggio Fiorentina e Lecce fra domenica e mercoledì scatenò il putiferio, esatto, e poi invece 12 mesi di vittorie fino a maggio, una Champions League. Quello dimostra che è proprio come dice Garcia. Quindi dice il buon Rudy, che tra l'altro ha fatto proprio un leggerissimo passaggio sulla famiglia, ha detto che insieme ai suoi collaboratori la famiglia è stata la prima, ovvero la sua compagna Francesca Brienza, è stata la prima a sapere di questo proprio passaggio. I suoi agenti. Poi l'ha sottolineato, i suoi agenti ridendo, l'ha detto, evidentemente legato. Sono passati da loro a dargli la notizia. Chissà, infatti, magari è proprio da loro che è spuntata. Chissà se poi la compagna di Rudy Garcia magari farà una capatina qui, o sei già qui, non abbiamo avuto modo di... Non credo, perché ieri non c'era. Sì, no, sì. Ieri non c'era, sicuramente potrebbe passare, sì, assolutamente. Anche se è abbastanza lontano, Castel di Sangro magari sì. Potresti beccarla tu a Castel di Sangro. Mi dispiace che tu non ci sarai, sarà il buon Claudio Russo a sostituirti. Donato Cocozza, Prime Fidel ha fatto tutta... No, il buon Ignacio, a cui tra l'altro è stata anche dedicata una rotonda a Lucrino, il nostro Antonio Russo magari lo potrà testimoniare. E invece, a proposito di Prime, secondo te abbiamo già visto il Prime Lobotka, o con Rudy Garcia può migliorare ancora e diventare veramente Iniesta? Ma non lo so, è difficile da dire, non voglio sbilanciare. No, non voglio essere pessimista, ma è difficile che Lobotka possa fare meglio di quello che abbiamo visto. L'ho visto anche lui solo dalle storie, tirato stra lucido. Sì, ma perché vengono da una stagione dove sono andati al 2000%. Shock, poi lunghissima, madonna, ok, la sosta delle nazionali per il mondiale. Per esempio, una notizia, Marco, che non sottolineiamo abbastanza, è che Quara arriva riposato. Perché ha saltato l'europeo Under 21, per grazia di Dio, direi, e anche Garcia penso che abbia... Non dimentichiamo che lui arriva a Napoli dalla Dinamo Batumi, giocando fino al 30 giugno. Perché là il campionato ovviamente ha date diverse. Ha date diverse, lui gioca fino al 30 giugno, impegni con la nazionale Dinamo Batumi, finisce il contratto con la Dinamo Batumi, una settimana di stop. Sì, e poi l'8, il 9. E l'8, il 9 parte per Di Maro lo scorso anno, quindi non si è mai fermato. Poi sono stati in ritiro in Turchia, praticamente non c'è mai stata una sosta. Tutte le partite amichevoli, le amichevoli e Nations League con la Georgia, e per fortuna almeno ha saltato l'Europa Under 21, dove tra l'altro la Georgia non ha fatto granché, neanche Kvarnadze mi pare si sia messo chissà in quale luce. Kvarnadze che poi sfiderà Kvara proprio il 19 agosto. E poi questo io a volte un po' nel fatto ci devo credere, no? Perché Kvarnadze arriva in Italia, la prima è Frosinone Napoli, Kvarnadze e Kvara che giocano lo stesso ruolo. Qualcosa ci deve essere, dai. Eh sì, il fato ci ha messo
il suo zampino come sempre, mentre qui siamo praticamente rimasti. Paolo Leone dice: ragazzi, ma avete notato la stoccata che ha dato ai giornalisti di calciomercato quando ha detto che questi possono dare delle idee agli addetti ai lavori? Tu cioè, che stoccata? Però lui è vero, prima dice, l'ha detto ridendo. Sì, l'ha detto ridendo, non è proprio una stoccata, anzi era divertito. Non credo che un allenatore magari può dare fastidio più al direttore sportivo, a chi ci lavora, ci mette mano, ma l'allenatore si fa la risata. Marco. Sì, infatti, magari più un Mauro Meluso può dire: ah, mannaggia, mi hanno bruciato la pista qualora uscisse fuori un nome, però Garcia appunto può più farsi una risata, come tra l'altro se l'è fatta lunedì quando l'abbiamo braccato all'esterno dell'hotel Britannic, e lui mi ha detto: ma fate chilometri per seguirmi, ridendo e ovviamente essendo super cordiale, e in questo Garcia è davvero un'ottima persona, un ottimo personaggio anche mediaticamente. Matteo Gianelli: io quello che chiedo a Garcia è mantenere il Napoli in Champions, poi ovvio i regali sono sempre benvenuti e se ci riuscirà ben venga, quindi l'obiettivo è restare nei primi quattro posti. E poi alla fine, Manu, credo che il lottare per lo scudetto alla fine sia la cosa più che più i tifosi vogliono, non il vince una sola squadra, sia lo scudetto che la Champions, però se tu almeno lotti del mille per mille e arrivi fino in fondo, chi cosa ti può dire un tifoso o chi per esso? No, Manu. Assolutamente, io credo che l'obiettivo sia sempre stato chiaro. De Laurentiis un po' di anni fa gli chiedevano sempre lo scudetto eccetera, e lui disse: guardate, mettiamo sempre al quarto posto, entrare nei primi quattro posti significa andare in Champions, significa ricavi certi ogni anno. Prima, quando tu non c'eri durante il pomeriggio, che ti eri allontanata un attimo, ho sottolineato quanto fossero importanti quest'anno nelle casse del Napoli 77 milioni di euro dalla Champions League, e quindi puoi permetterti di non vendere Quara, di vendere il solo Kim e di stare sereno, di poter fare anche mercato. Soldi che poi, tra l'altro, un anno, scusami, non fai la Champions, rischi che... Soldi che poi ti stanno per rientrare anche fra 12 mesi e anche meno, perché non solo poi i ricavi dei gironi, ma anche gli incassi, le vittorie. Già puoi dire che ci sono 15 milioni di partecipazioni ai gironi, capito? Già ti assicuri una parte di market pool. 3 incassi al Maradona, stellari. Quindi ti assicuri già una cifra importante, diciamo che andare in Champions. Un circolo non vizioso, un circolo virtuoso, virtuoso, che ti fa sì che il Napoli sia la società virtuosa, che è nella top 30, top 20 dei club. È nella top 20 del ranking UEFA da una vita, e anzi c'è un aspetto che forse sottovalutiamo quando De Laurentiis oggi insiste tanto sull'arrivare in fondo in Champions, che sta per avvenire una nuova versione del mondiale, no, anche del mondiale per club, mondiale per club che cambia format, e se riesce a stare in alto, la stagione scorsa siamo arrivati in semifinale, facciamo che ci arriviamo anche l'anno prossimo. Quarti. No, in semifinale. Ah, con l'Italia, cioè con l'italiana, dicevo. In Champions League. Se Napoli arriva di nuovo fra i quarti e le semifinali, Okay. Arriva ai quarti. Se arrivi fra semifinale e quarti, accumuli punti. Magari rientri in quelle che andranno a fare il mondiale per club, è lì. Mi pare c'è la Juve, bisogna vedere la questione UEFA. Ci sono sicuramente quelle che vincono. Anche la Roma, se non erro, per la questione legata all'Europa League e alle Champions League di Francesco di qualche anno fa. Ma poi anche la Champions cambia formato, poi vabbè, ne parleremo non adesso perché è inutile, però cambia formato e saranno 1,5 miliardi di partite da giocare, e sarà proprio un vero e proprio campionato a parte europeo. Ma per adesso poi, tra l'altro, ci concentriamo sulla Champions di quest'anno e sul sorteggio che avverrà. Prima mi parlavi di Quernazzo ha fatto un gran gol alla Kvaratskhelia, ha zittito amichevole Frosinone Mondragone. No, bellissimo il Mondragone, e 52esimo 4-0, ci ha messo la firma sgattaiolando dalla fascia sinistra e col destro sul secondo palo. Grazie forte. A Emanuele Bernardo che ti ha sottolineato la cosa. Però Quernazzo non è affatto male, infatti poi magari vedremo se la squadra frusinata riuscirà a fermare i campioni d'Italia. Ovviamente, Manu, un inizio agevole, ovviamente, perché la prima partita la gioca con una neopromossa, ovviamente è una gara agevole, chissà. Siamo rimasti da soli intanto, completamente. Sì, infatti. Purtroppo ci sarà una trasmissione serale, quindi magari restiamo con loro, non so, vediamo un po'. Tra l'altro volevo capire se domani poi le domande a Meluso saranno agevoli o meno, e soprattutto come lui si porrà. Ma non Giorgio.
C'è molta curiosità per capire appunto come si vorrà. Sai, poi viene comunque da realtà diverse, sì, dal Napoli. È una cosa oggettiva. Un po' di scuola gliel'hanno fatta. Mi sa che è abbastanza scafato come personaggio Mauro Peluso. Assolutamente. Però sai, magari si scappa quella cosa che dici, forse non la dovevo dire. Vabbè, noi ovviamente da cronisti vogliamo la notizia, ovviamente. E chissà se poi già stava lavorando sott'acqua da un po', sono curioso di sapere questo. Io non credo, perché De Laurentiis, quando sei stato alla MSC, ho parlato anche ad altri media, e aveva parlato di un incontro la mattina con un'altra. Pare fosse Massara, che è stato cacciato dal Milan. Il che vuol dire che comunque la decisione non era presa da tempo, ma era una cosa magari quasi last minute. Questo, scusami se mi infilo, perché Rudy Garcia l'ha confermato adesso che mi viene in mente, perché ha detto ora, anche da qualche giorno, c'è un cervello in più, posso parlarne anche con lui, oltre che con Micheli, con cui mi sento quotidianamente. E quindi finora era Micheli il responsabile, il riferimento per quanto riguarda i colpi di mercato. E ribadisco che io sono curioso di capire la questione Pompilio, poi domani vedremo, e chissà come è andata a finire con il braccio destro di Giuntoli. E per quanto riguarda invece altre domande da lasciare, Castrovilli può essere il sostituto di Ndombele, Castrovilli, ma non penso che le caratteristiche, ho già parlato di un Bichanghissà con le caratteristiche Anghissà, di... mi piace come giocatore Castrovilli, per carità, però non ma non lo so, ma neanche nel Napoli ce lo vedo pure. No, a me piace, come nella Fiorentina mi piace. Quando saranno disponibili gli abbonamenti? Non fra tantissimo tempo, sembra addirittura il 22, il 21 e il 22 dovrebbe esserci la presentazione qua, che appunto, o comunque sul sito magari, e comunque annuncia quella che sarà la campagna. Si prevedono enormi favori per chi era abbonato l'anno scorso. E addirittura si ipotizza che ci siano dei mini abbonamenti per di 6 in 6. Bello, così può essere anche un regalino da fare a un amico, a una fidanzata, parente. 6 le successive, perché le ultime 7, insomma, se no sono dispari. Ma già viene l'ansia a pensare alle prossime ultime 7 partite, viste le ultime 7 che abbiamo vissuto quest'anno. Antonio, notizie di Kim. Ancora? Ma la sintesi magari è arrivato dopo. Vero, scusami Mario, scusami che ce l'hanno chiesto solo. No, allora Mario, tu ci devi capire, noi da stamattina alle 10 ad ora. Già da ieri però. Vabbè, già da ieri, però da stamattina alle 10, ora sono le 21 quasi, Kim, quindi è chiaro che... Facciamo un recap, come farebbe Riccardo Catapano, il nostro collega. Allora, Kim Min-jae non è più un giocatore del Napoli, lo ha annunciato Rudy Garcia in conferenza stampa, e stiamo solo attendendo che il Bayern Monaco twitti ufficialmente l'acquisizione del centrale sudcoreano. Che la clausola sia stata pagata o meno noi non lo sappiamo, beh, non lo può sapere nessuno se non De Laurentiis. No, però ti ripeto, io mi sbilancio, dico, io so che la pecca al Napoli è arrivata, quindi... sì, esatto. No, magari i soldi non sono arrivati materialmente nelle casse del Napoli, ma magari sono arrivati, ma non è, diciamo, De Laurentiis, il Bayern quando lo vorrà lo dirà, ma la cosa certa è che Rudy Garcia ha annunciato che Kim non è più un giocatore del Napoli, quindi prendiamo la pagina e la voltiamo e finalmente possiamo concentrarci solo e unicamente sul suo sostituto, che potrebbe non arrivare subito, ci dice Garcia. Magari proprio anche a causa del fatto che i nazionali, quindi gli altri big, arriveranno un po' più tardi e faranno poco qui a Di Mano di lavoro, magari si vuole concentrare tutto su Castel di Sangro, non lo so, però magari c'è anche depistato Garcia, chissà, magari domani lo presentano. Vito Ruggiero. Ah, Vito, ciao. Mia moglie che mi regala il mio abbonamento? Magari, dico magari, perché hai usato un altro. Magari Vito ti regala proprio l'abbonamento intero, che chissà, i prezzi, sono curioso di vedere i prezzi. Ci sarà un aumento, perché l'anno scorso era veramente un prezzo basso. Infatti chi era abbonato è stato proprio, ha fatto e avrà la prelazione. Quindi quest'anno continua a essere fortunato, comunque no, un'ottima scelta. Credo che ci sarà una quota, un po' tutte le squadre di Serie A fanno così, cioè fissano comunque una quota. Temo che ci sia proprio l'assalto agli abbonamenti quest'anno. E quindi ci sarà una quota di abbonamenti. Avere
la prelazione, avere uno sconto importante, ha detto Valentina De Laurentiis ai microfoni di Claudio Russo alla presentazione a Via Calabritto, è sicuramente Tommaso Bianchini al nostro Claudio Russo, è sicuramente molto importante, quindi forte sconto da una parte, prelazione dall'altra, chi è abbonato continua ad avere la sua è anche la sua postazione allo stadio, mentre non ci sono sconti allo store del Napoli ufficiale, ovviamente perché non ci sono prodotti in saldo, ma c'è Valentina De Laurentiis che coadiuva il lavoro degli addetti alle vendite, la style director della SSC Napoli, e ieri l'abbiamo già detto, però io lo vorrei sottolineare ancora, questo senso di umanità da parte della figlia di Aurelio De Laurentiis, nonché style director del Napoli, che come se fosse una addetta alle vendite qualsiasi, era fra i clienti, fra i tifosi, scattava anche selfie con loro. Ha fatto accoglienza assolutamente, gli aiutava a scegliere le taglie migliori, il colore migliore, quindi davvero un gesto d'applausi. Marco, allora siamo quasi alle 21 e qualcuno ci chiede anche se ci sarà qualcosa questa sera a Di Maro. C'è un evento con un DJ set, ma nulla di legato al Napoli praticamente, solo un evento, una serata di musica per intrattenere gli ospiti, per intrattenere i presenti. Se poi dovesse esserci qualcosa legato al Napoli, noi siamo lì. Noi monitoriamo, quindi se succede qualcosa lo sapete. O da noi, o su calcionapoli24.it, o su YouTube, o grazie al nostro Riccardo Nicotra su TikTok e su Instagram. Insomma, perfetto. Perfetto, e siamo ovviamente su tutti i canali social possibili. E dobbiamo ringraziare quell'uomo lì, Vittorio Bernardo, che ha fatto un lavoro importantissimo oggi, lungo, pesante, portandosi la gru a spasso e la nostra telecamera. Emanuele Bernardo in cabina di regia, che veramente gli ha fatto una statua d'oro e massiccio al buon Emanuele. E quindi sì, direi che dopo un'ora di post conferenza può bastare, perché abbiamo sviscerato. Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno seguito, che sono tantissimi. Direi a un certo punto eravamo più di qualsiasi record possibile mai fatto da noi. E comunque vabbè ragazzi, direi che è tutto qui dalla sala conferenze, anzi anche teatro comunale di Maro. Noi ci rivediamo da questa postazione esatta proprio qui per la conferenza stampa di presentazione di Mauro Meluso, nuovo DS del Napoli, domani alle ore 16:15. Invece alle 10 l'allenamento mattutino e alle 17 l'allenamento pomeridiano. Adesso noi vi salutiamo, buona serata, buon sabato da Marco Lombardi e da Manuel Guardasole, che ringrazio e saluto. Buona serata. Buona serata.